Crisi occupazionale nella Valle del Sele, scongiurare i licenziamenti alla Treo Fan Italy, l'obiettivo della politica salernitana. Il Consiglio Comunale di Battipaglia ha votato all'unanimità la delibera di sostegno ai lavoratori. Ieri l'assise monotematica sotto il gazebo allestito da giorni all'esterno dell'azienda a presidio dello stabilimento. Accanto al sindaco Cecilia Francese e il Consiglio Battipagliese, i deputati Cosimo Adelizzi, Gigi Casciello e Federico Conte, i sindaci Massimo Cariello di Eboli e Roberto Monaco di Campagna. Maggioranza ed opposizione, tutti uniti nel votare il documento che precede di qualche ora il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. La produzione all'interno dello stabilimento è ferma dopo un discusso passaggio al colosso indiano Jindal. Siamo pronti ad organizzare il sesto punto della delibera, da mandato dalla possibilità di organizzare una giornata di lotta. Si scende in piazza con le organizzazioni sindacali, speriamo nazionale, speriamo di aprire un riflettore su questa area che è l'area della Piana del Sele e sul problema della disertificazione che è iniziato nel 2008. Inizia nel 2008, abbiamo visto delle realtà industriali chiudere in maniera abnorme. Non solo, se noi abbiamo l'area di crisi complessa, abbiamo la ZES, zona economica speciale, non si capisce perché si lascia passare questa manovra.